Ieri ero con il sindaco Zanonato a Padova e a un certo punto girava sta tabella, ho detto ma fammela vedere, ho detto, ma qui non c'è fondo perequativo. Tu capisci che far girare dei numeri senza fondo perequativo è come presentare una macchina senza motore alle ruote. Quella non funziona, cioè è una cosa totalmente parziale, no? Allora, facciamo un po' di chiarezza, però prima vorrei riprendere un attimo un punto di partenza che mi ha molto colpito quel filmato che è stato presentato di Einaudi. Perché Einaudi diceva anche che il cittadino deve sapere perché gli vengono chiesti i soldi delle imposte. No, questa dice una questione di democrazia. Il cittadino deve sapere perché mi chiede i soldi. E questa è una questione di democrazia. Tocqueville addirittura diceva che la democrazia nasce quando viene appeso il bilancio sulla casa comunale. Qui nasce la democrazia. Qual è il problema di oggi? Oggi noi abbiamo un sistema che è molto variegato. Spesso i bilanci, in molti posti, non riesce a leggerli neanche l'opposizione per capire come stanno le cose. E figurati l'uomo della strada. Addirittura in altri posti, man mano che scendiamo, succedono fatti come quello che vado a raccontare. Cioè Catania nel 2010 io ho avuto la sorpresa di trovarla premiata in un decreto per i premi per il rispetto del patto di stabilità. Vedo Catania premiata, 1 milione di euro di sovraspesa. Me l'aveva fatto vedere un sindaco di un comune del Veneto, dove c'è tutti i comuni, immagino anche qui, strozzati dal patto di stabilità. Hanno le risorse ma non possono spenderle. E trovi Catania premiato con 1 milione di euro di sovraspesa. Allora ho chiamato quelli della ragioneria e dico, ma come mai Catania viene premiata? Dice, guarda, la legge poneva di prendere i bilanci 2008, in base ai bilanci 2008 Catania andava premiata. Qual era il problema? Che Catania nel 2008 ha presentato un bilancio che era praticamente un comune svizzero, vedete, perfetto. Il problema è che nel 2009 Catania è stata ripianata con 140 milioni di euro, vedete? Il bilancio che ha presentato era falso, era questa la verità, perché in base al bilancio la dovevi premiare, ma nel 2009 l'hai dovuta ripianare con 140 milioni di euro. Questa è la situazione, capite, che abbiamo in Italia. La situazione dove non c'è altro che Tocqueville, la democrazia inizia con la pubblicazione del bilancio sulla casa comunale, il cittadino vede. Siamo in un mondo oscuro dove neanche l'opposizione riesce a vedere e dove spesso i bilanci sono anche per niente attendibili. Questa è la correzione, no? Allora, se bisognava aumentare le tasse, bastavano 2 righe, non ci volevano 8 decreti legislativi. 8 decreti legislativi, per esempio uno di armonizzazione dei bilanci, vengono armonizzati i bilanci di 9.700 enti, perché ognuno parla una lingua diversa. In Calabria avevano dovuto ricostruire i bilanci con KPMG che non c'è riuscita, alla fine sulle dichiarazioni verbali certificate dei direttori dell'ASL, dicevano chi erano i fornitori e quanto gli si doveva. Immaginate un'azienda dove tu devi ricostruire il bilancio della società dalle dichiarazioni del caporeparto. Ecco, una cosa simile, capite? Tutta la contabilità della sanità della Calabria. Questa è la situazione, no? Quindi quando mi dicono che il fiscale aumenta le tasse perché l'ultima CGA di turno, quella di Mestre e Portoluzzi, ha fatto 2 simulazioni prendendo i numeri con 3 ragazzini, vedete, girano un po' le scatole, perché invece la situazione è parecchio diversa. L'azione è che il premio fiscale va a correggere questo sistema, in cui se non lo correggi si naufraga. Si naufraga. Davvero che l'altro giorno era Cernobbio, e che era prima che il PD decidesse il voto in favore, e era una tavola rotonda che c'era anche Errani, a un certo punto l'ho avvicinato e ho detto, loro dovevano decidere, no? Per il voto. Gli ho fatto questa battuta, ho detto, glielo chiedo come italiano, non bloccate tutto, ma come italiano, non come italiano. È questo. E l'altro aspetto che emerge da questo, della cosa che ha detto, questi passaggi che abbiamo sentito dei Einaudi, è l'idea, se da un lato la democrazia, cioè il cittadino deve vedere come vengono usate le sue risorse, no? Dall'altro quella della responsabilità. Einaudi, tutti i passaggi bellissimi sull'idea di responsabilità. Beh, questa riforma, allora, no, si è intervenuto
grazie al lavoro straordinario che ha svolto dal ministro Calderoli, perché io lavoro con lui, ho la fortuna, sfortuna, perché è uno spaventoso lavoratore, per cui stiamo 7 volte, da iniziamo la mattina alle 9, finiamo a 1 di notte a lavorare senza mangiare. È stato un esempio di dedizione, di servizio veramente al paese che mi ha molto aiutato. Allora, con questo decreto, quello che sta adesso la bicamerale ha dato parere positivo, si va a correggere un comparto di spesa, si interviene su un comparto di spesa di 270 miliardi di euro. Vite l'operazione col fisco regionale e il fisco regioni, province e quello comunale, va entri a correggere un sistema di 270 miliardi di euro di spesa, vite, all'anno, no? Cioè, vuol dire, quant'è, 5, adesso non riesco neanche a fare la cifra, invecchierire, però per dire quant'è. Di questi, 100 miliardi venivano dati prima di questa operazione in base al criterio della spesa storica, quindi un po' meno della metà distribuiti in base al criterio della spesa storica, in vigore da 35 anni. 35 anni di spesa storica vuol dire che tu hai sistematicamente penalizzato chi era virtuoso e sistematicamente penalizzato chi era punito e sistematicamente premiato chi era inefficiente. Cioè la spesa storica dice quanto hai speso l'anno scorso, tot ti ridò, e così per 35 anni hai penalizzato il virtuoso e premiato l'inefficiente. L'altro giorno ero in Via Vicenza, un sindaco si alza, non mi ricordo adesso il nome del comune, Solito forse era, dice: ma io sono un comune di 3.000 abitanti, ho 12 dipendenti, comuni analoghi al mio, ho visto al sud, hanno 72 dipendenti. Questa è il criterio della spesa storica, cioè lui ne ha 12, prende risorse per 12, al sud prende per 72 dipendenti. Se tu vai a prendere i trasferimenti pro capite, per esempio ai comuni, sto parlando a livello della provincia, cioè tu a livello della provincia di Napoli, pro capita al comune vanno 500 euro, a Treviso vanno 200, di conto corrente solo, a Treviso 200, capite? Perché sono stati premiati perché hanno speso male. Questa è una ragione, il criterio della spesa storica, più spendi più ricevi, meno spendi meno ricevi, questo è il criterio. Portate avanti per 35 anni, vedete, questa è la situazione che viene corretta, per esempio dai fabbisogni standard, tutto il comparto, comuni e province, sarà determinato dai fabbisogni standard, cioè dalla spesa media efficiente, chiamiamola così. Allora capite che qui ci sarà una redistribuzione, sicuramente, perché se Napoli prende 500 euro senza motivo e Treviso 200, la media efficiente vuol dire almeno 350-350, no? Vuol dire livellare. Qui ci sarà un forte impatto redistributivo, graduato nel tempo, ma forte. Qui sì che c'è. E a tutti i comuni viene, e a tutte le province viene garantito, indipendentemente dai gettiti, il fabbisogno standard. Questa è la liberazione dei comuni del nord. Capite? La liberazione da 35 anni di criteri di spesa storica. È la liberazione dell'Italia da un criterio demenziale di inefficienza, l'esatto contrario di quello che diceva Inaudi, che tu hai premiato sistematicamente chi spendeva peggio, di più e male, non perché aveva più bisogno, ma perché spendeva male e mi ha premiato. Questa è la rivoluzione, capite? Questa è la rivoluzione del sistema. Ecco, allora, questo, dicevo, è secondo me veramente un passaggio importantissimo, è un passaggio importantissimo, e tutta la disinformazione che c'è stata ha dato un rilievo minimo, quasi nullo a questo aspetto. Perché ditemi se avete sentito in televisione, nei giornali, parlare di questo aspetto, che è il cuore della questione. Qua la questione è questa. Tant'è vero che si è messo in campo la società che fa gli studi di settore per questo. Quella che ha determinato gli studi di settore per 3 milioni di contribuenti italiani e è 20 anni che lo sta facendo. Quindi hanno un apparato tecnico in grado di standardizzare la spesa dei comuni e delle province. Questo è l'operazione. Già nel 2011 avremo un terzo di tutte le spese e funzioni fondamentali standardizzate. È chiaro che qui c'è la redistribuzione, perché c'è la sconfitta del criterio della spesa storica.
Questo sarà decisivo. Allora, quanto prende un comune dipenderà dal fabbisogno standard. Quanto prende una provincia dipenderà dal fabbisogno standard. E quella è l'operazione, perché la perequazione non è più a spesa storica, ma è a fabbisogno standard. Non ci sono più trasferimenti a spesa storica, ma c'è una perequazione a fabbisogno standard. Qui c'è un effetto redistributivo, perché chi è virtuoso, questo non è contro la solidarietà, è contro lo spreco, perché io finanzio i servizi a tutti, ma non finanzio più gli sprechi, non finanzio più 80 dipendenti quando ne servono 10, con gradualità, però tu è lì, se li vuoi continuare a tenere, ti aumenti le tasse, c'hai l'IMU, la porterai al massimo, se te li vuoi mantenere, però non chiedi di mantenerlo a chi è efficiente, no? Coi soldi di chi è efficiente, cioè coi soldi di tutti i contribuenti. Probabilmente da qualche parte, se non si decide di combattere lo spreco, si dovranno aumentare le tasse, sì, questo sì, ma perché non si decide di combattere lo spreco, non perché il sistema te lo impone. Vuoi continuare come prima? Allora ti devi aumentare le tasse, non te lo pagano più tutti gli altri italiani, no? Questa è la dinamica, è contro la solidarietà? No, solidarietà implica, vedete, che uno chieda per i servizi, non che chieda per gli sprechi, e questo fa un danno a tutti. Allora, questa secondo me è una cosa molto importante che viene introdotta, cioè la questione radicale. Il sistema si basa ancora questa autonomia che ha descritto molto bene Delfino prima, cioè tu puoi manovrare, per esempio, potrai manovrare l'IMU 0,30 al ribasso, 0,30 al rialzo, questa non è un'autonomia da poco, addirittura per le imprese puoi dimezzare l'IMU, vede, questa è un'autonomia molto forte che viene data. Anche qui ieri ho avuto uno scontro con il sindaco di Padova che diceva, ma no, questo non è federalismo, perché il federalismo implicherebbe che lo Stato si tira indietro e dai un tributo al comune che se lo gestisce lui. E tu, sindaco, ma in Italia abbiamo 8.000 comuni, il 90% è sotto i 5.000 abitanti, sopra Sondrio c'è un comune addirittura di 43 abitanti, se ogni comune decide il suo tributo, le imprese, altro che venire a investire in Italia, ma io scappo io dall'Italia, se devo avere 8.000 sistemi tributari. Capite? Guardi, che in Germania è esattamente così il sistema, e non può dire, come ha detto Cipolletta sul Corriere, sul Sole 24 Ore, è un imbroglio federale perché ci sono le compartecipazioni. Questo sistema è speculare a sistema tedesco, capite? La Germania è un imbroglio federale, non mi sembra proprio, no? Sembra un sistema che funziona. Eppure abbiamo questo tipo di disinformazione. Come sono le compartecipazioni? No, perché il federalismo fiscale vorrebbe dire, non c'è un sistema al mondo che non ha le compartecipazioni. Ci sarà un motivo, no? Sarà un motivo. Io ho 8.000 comuni, 43 abitanti, decide il tipo di imposta che deve, e chi gliela spiega la vecchietta come deve pagarla, con la sua dichiarazione, deve fare la dichiarazione, cioè, capite? Cioè è folle la cosa, siamo alla follia, no? Quindi tu devi dare l'autonomia su un tributo che diventa locale, per esempio l'IMU, imposta municipale, su cui il comune gioca l'autonomia, gioca le deduzioni per esempio, può decidere di far pagare alcuni soggetti di più, altri di meno, non so, può decidere che l'artigiano fa uno sconto più forte, magari la banca ne fa un po' meno, ha questo potere di manovra, sindaco, questo è il federalismo. No, giustamente Repitalia ha messo in evidenza questo. Allora, in un sistema dove il potere impositivo diventa vicino al cittadino, quando io ho letto quell'articolo sul Corriere della Sera, il capo redattore diceva, ecco, allora l'addizionale IRPEF può aumentare, avremmo più addizionale fisco regionale, che effettivamente prevede che al 2015 l'addizionale possa arrivare fino al 3%, fino al 3% al 2015. E prevedeva che venisse sbloccato da subito dallo 0,9 all'1,4. Già oggi è così, non lo dicevano, che è il governo Prodi nel 1998 che ha introdotto questa addizionale 0,9 più 0,5 uguale 1,4, che è stata poi bloccata nel 2008 da questo governo, che
che adesso veniva sbloccata. E allora tutti i conti aumentano l'addizionale, vedevo gli amici in giro che fermavano, oh guarda che si aumentano l'addizionale regionale, io mi arrabbio. I governatori hanno chiesto loro il rinvio al 2013 dello sblocco, hanno chiesto i governatori regionali, no? Questo dimostra quanta fretta avessero ad aumentare le tasse, se loro chiedono il rinvio al 2013. Loro hanno chiesto l'anticipo, non ho chiesto loro. Perché? Perché è chiaro che un governatore regionale sull'addizionale si gioca l'elettorato, no? Dipende da quello la questione. Per cui o dai più servizi o se aumenti l'addizionale base, premi i cittadini, quelli la prima cosa che vedono su cui ti giochi il tuo elettorato. Questa è la questione. Davvero che loro hanno chiesto di rinviare al 2013. Questa è la verità. Quando si dice che l'addizionale può arrivare al 3%, sapete perché? È per togliere completamente, cancellare dalla possibilità nella storia della Repubblica Italiana i ripiani statali dei buchi della sanità. Nel 2007 ci fu un ripiano statale di 12 miliardi di euro per 5 regioni in extra deficit sanitario. Con 12 miliardi di euro quell'anno potevi ridurre più di un terzo l'IRAP, quasi dimezzarla. Potevi ridurre l'IRPEF dal 23 al 20%. È andata per 5 regioni del sud, Lazio, Sicilia, Campania, Molise, che erano in disavanzo sanitario, con uno spaventoso disavanzo sanitario. Vai a prendere i bilanci di quelle regioni dopo 2 anni, tu non lo vedi neanche. Continuano in disavanzo sanitario. Lazio, un disavanzo di 1 miliardo e 6, che pare che siano 3, perché ancora non si capisce quant'è. Come? Guarda, mangiati dal sistema, hanno prodotto più efficienza. No, se tu mi prendi i dati delle migrazioni sanitarie, sono le regioni dove più alta è la migrazione sanitaria, più la gente scappa da quegli ospedali. A che sono serviti quei 12 miliardi di euro? A niente. Quindi dire che porti l'addizionale fino al 3 vuol dire, Lazio, stai attento perché il tuo buco non sarà più ripianato dalle tasse di tutti gli italiani, ti dovrai aumentare l'addizionale IRPEF. Ti dovrai aumentare l'addizionale IRPEF. E potrai portarla fino al 3%, è la fine dell'aspettativa del ripiano statale. Quindi questa è la dinamica per cui dici 3%, è l'unico metodo con cui tu riesci a responsabilizzare le sanità certi presidenti di regione, l'unico, non è un altro. Se non dici chi rompe paga, e paghi con i soldi dei tuoi elettori, non chiedendoli agli altri. No, questa è la dinamica. Dell'aumentare le tasse, perché ho detto bastavano 2 righe, non c'erano 8 decreti legislativi, perché poi insieme vai con i costi standard, perché dal 2013 partono i costi standard. Allora, i costi standard non redistribuiranno risorse, i costi standard renderanno evidenti gli sprechi, cioè 1,6 miliardi del Lazio di disavanzo, oggi puoi dire ma forse c'è qualche motivo, perché no, diventerà certificato chiaramente come spreco, quello è il punto, diventerà certificato come spreco, scientificamente certificato, per cui avete insieme addizionale e costi standard, vuol dire che tu hai tolto la deresponsabilizzazione, perché chi glielo fa fare un presidente di regione di affrontare i sindacati, un po' di elettorato eccetera e di sanare i conti della sanità? Il Lazio ha un eccesso spaventoso di posti letto, per esempio. Se guardate le medie, i posti letto per abitante, il Lazio ne ha quasi il doppio delle altre regioni. In più con la gente che scappa, perché c'è anche le migrazioni sanitarie. Questo è il problema. Uguale la Campania. Ma tante volte lì la campagna elettorale viene fatta e dice non chiuderò un posto letto. Se mi leggete non chiudo un posto letto. Questo è, capite? Perché tanto arriverà il piano statale. Questa è la dinamica che deve essere rovesciata, non è altro modo che per rovesciarla che questo. Allora, dicevo, potere che si avvicina, pensate appunto a una situazione dove c'hai un sindaco che incomincia ad avere questo potere di manovra, per esempio sull'addizionale IRPEF, sull'IMU, e alle imprese gli dice io non te la dimezzo.
se la dimezza le imprese pagano, come giustamente ha detto Rete Italia, pagano la metà di quanto pagano oggi. Pagano la metà le imprese di quanto pagano oggi. Allora, questo avete, voglio vedere un sindaco, qui ci sono dei sindaci, ti troverai a doverlo giustificare. Perché non lo fai? No? Dovrai vedere nel bilancio se hai i conti in ordine, anche perché le imprese possono mettere la sede nel comune vicino, per pagare meno, quindi rischi che se ne vadano. Quindi sei costretto a un processo virtuoso da questo punto di vista. L'altro punto importante, lo diceva Del Pino prima, è la lotta all'evasione. Allora, su questo ci terrei, su questa è la scuola di politica, a dire alcune cose. Tenete conto che io sono sentito fare questa obiezione, sì, ma una volta eravamo comuni, sindaci che assicuravano servizi, adesso vi state trasformando in agenti del fisco, no? Questa è l'obiezione, ragioniamoci. Leggiamo le cose che ha detto Einaudi e pensiamo se questa avete erogatori di spesa o agenti, no, rileggiamo quello che è i tuoi tributi, sui tuoi tributi sei responsabile tu. Allora, a Napoli, mi raccontava Pizzetti, Franco Pizzetti, presidente della Privacy, dice io c'ho una ricercatrice, quindi un livello culturale abbastanza alto, ma proprio la popolana, di Napoli, gli ho chiesto, ma quei rifiuti, perché voi non fate niente? Lei ha detto, ci deve pensare lo Stato. Capite? Così era, ci deve pensare lo Stato. Allora, non si può ragionare, ci deve pensare lo Stato. Certe cose sono responsabilità di tutti. In Italia abbiamo 150 miliardi di euro di evasione all'anno. Se noi avessimo 150 miliardi, quando lo raccontavo a un professore americano, una sera eravamo lì, lo raccontavo, questo mi ha guardato con una faccia che non me la dimentico più. Perché non ci voleva credere, capite? Cioè, era un paese occidentale, europeo, 150, cioè il 10% del PIL. Voi cioè, ogni anno lo perdete per l'evasione. Non ci voleva credere, capite? Invece così. Ma se noi avessimo l'evasione a livello della Germania, non dico zero, a livello della Germania, quindi metà, 70 miliardi di euro ogni anno, potresti abolire l'IRAP, avere risorse per il rilancio dell'economia. Sai cosa fai con 70 miliardi di euro? Questo è un problema in Italia, è un dato fuori fisiologia, patologica, e allora deve essere corretto. Allora, e come lo correggi? Beh, in Italia hai tanti comuni piccoli, questo è un problema da un certo punto di vista, tante volte si dice l'unione dei comuni, l'associazione eccetera, però è anche un vantaggio, perché il comune piccolo conosce gli stili di vita, conosce il territorio, se tu viaggi in Ferrari, magari l'agenzia delle entrate non lo sa, ma il comune lo sa, lo vedono, no? Allora, racconto cosa è successo in Emilia Romagna. In Emilia Romagna è stato fatto un patto anti-evasione, per esempio, con il sistema vecchio, che ti dà il 30% e basta, che te lo dà dopo parecchi anni, per cui tu riesci a recuperarlo dopo, magari lo becca il sindaco, tu lotti l'evasione, vieni mandato via e quello che arriva dopo prende il premio della tua lotta all'evasione. È chiaro che pur con questo sistema hanno fatto questo patto anti-evasione, che è una cosa molto interessante, perché ha fatto emergere la collaborazione tra l'Agenzia delle Entrate Comuni circa 50 milioni di euro di base imponibile. C'erano situazioni come per una persona che aveva la proprietà di 8 case e non presentava dichiarazione dei redditi. Capite? 8. E non presentava dichiarazione dei redditi. Hanno deciso che con i fondi che raccolgono dalla lotta all'evasione faranno l'aiuto alle imprese che non licenziano. Capite? Il comune dice, io ho raccolto questo, con questo faccio un fondo con cui aiuto le imprese che non licenziano. Capite? Queste sono politiche, non è che ti perdi la faccia se vai una cosa così tu sindaco. Aiuti, capisci, chi è sul tuo territorio, le imprese che non licenziano, che non hanno licenziato durante la crisi, con i soldi dell'evasione, per esempio, no? Allora, il sistema qui cambia radicalmente. Io credo che il nord qui debba dare un esempio, ma non perché si evade di più al nord, perché si evade di più al sud. In proporzione l'evasione è molto più alta al sud. Quando è uscito il dato dell'RC Auto, non so se l'avete notato, che le assicurazioni hanno aumentato l'imposta, hanno aumentato il canone di assicurazione, perché? Perché abbiamo un dato di evasione fuori norma, spaventoso, e quindi ha costretto a aumentare a tutti, quindi l'aumenta a chi lo paga.
Ma a sud viene venduto il tagliandino finto, capite? No, no, non sto dicendo cose scherzi. Il bollo e assicurazione finte, capito? Così invece di pagare 800 euro, tu paghi 50 euro e ti compri il tagliandino finto, lo metti là. Il dato di percentuale di evasione fiscale è altissimo. Il dato percentuale di evasione IVA a sud è altissimo, capite? Allora, secondo me questo è un punto che deve essere corretto, capite? Questo è un punto. A Napoli c'è la TOSAP più alta d'Italia, la tassa sui rifiuti. La paga il 20% della popolazione, capite? Questo, e poi dopo aspettano i migliori che arrivano dallo Stato per i rifiuti. Allora, secondo me qui è importante l'esempio, perché se tu cominci a combattere l'evasione, tu incominci a creare un nuovo sistema. Dicevo, l'esempio dell'Emilia Romagna che raccontavano, fatto questa collaborazione dell'Agenzia delle Entrate, fondo per le imprese che non licenziano, con i gettiti dell'evasione. Qui l'evasione si fa per la prima volta, l'accesso, i comuni avranno accesso ai dati del catasto elettronico, per esempio, acqua, gas, energia. Viene dato accesso ai dati dell'anagrafe tributaria. C'è stato un incrocio lo scorso anno, e questo è il grande argomento che abbiamo avuto con Baldassarri in commissione, che ci diceva: ah, la cedolare secca non è coperta. 3 anni fa io ho fatto la proposta, non è scattata perché mancava la copertura. Sì, ma quest'anno, l'anno scorso, è successo un fatto epocale, perché c'è stata l'Agenzia del Territorio che ha fatto le mappature aeree degli immobili italiani, li ha confrontati con i dati del catasto e sono emerse le famose 2 milioni di case fantasma. Vedete, in Italia ho 2 milioni di particelle, saranno 1 milione di case. 1 milione di case che non stavano da nessuna parte, non figuravano nel catasto, non pagavano ICI, niente, altro che ICI prima casa, lì proprio l'ICI, niente, abite abusive, ci saranno 1 milione di case. Vedete, dove stavano, ne avevi, non so, provincia di Belluno, 4.000. Provincia di Salerno 200.000, questi erano i dati, no, i dati erano questi. Allora dici l'evasione sta, no, guardiamo realisticamente le cose, capito? Allora, è stato fatto con questo nuovo patrimonio informativo, per cui adesso hai tutto mappato, si sono incrociati i dati fiscali, quindi sono incrociate la banca dati dell'Agenzia del Territorio con quella dell'Agenzia Fiscale. Questo oggi, dalla cedolare secca, tu ce l'hai coperta. Perché è stato questo enorme lavoro che è stato fatto lo scorso anno, che prima non c'era, e garantisce la copertura oggi, perché tutto è mappato, evidentemente. Quindi si può fare. Allora, un comune con una certa facilità, magari anche facendo dei servizi insieme, può arrivare ad avere dati per combattere l'evasione, che non è l'evasione del povero artigiano, che stiamo parlando dell'evasione tipo quella agli 8 immobili e non presentava dichiarazione dei redditi. Questo è il punto della questione. Allora, per esempio, perché i comuni nella loro autonomia potrebbero decidere che io do anche degli incentivi a chi fa emergere segnalazioni che permettono, no, il recupero dell'evasione di queste situazioni, perlomeno. Questa è una cultura nuova, cioè tu non è che diventi il guardiano del fisco, prima eri l'erogatore del servizio. Beh, l'erogatore del servizio è la mentalità che ha portato a chiedere la spesa storica. Io mi devo procurare i soldi dello Stato e così li spendo. Tu diventi il responsabile dei tuoi tributi, il responsabile dei tuoi tributi. Questa è la novità che si introduce. Se tu recuperi l'evasione, puoi dire: ho recuperato l'evasione e tengo basse le imposte per tutti, no? Magari recupero l'evasione e dimezzo l'IMU alle imprese. Cioè, questa secondo me è la logica nuova che si può introdurre. L'ultima cosa che dico: anche il federalismo demaniale va considerato. L'altro giorno sono andato sul sito dell'Agenzia del Demanio e tu, mettendo, ve lo dico perché c'è una spoglia politica, è utile saperlo, perché tante volte mi arriva la domanda del sindaco che dice: ma io presto bene, cioè il mio prezzo lo prendo o no? Oggi lo puoi verificare andando sul sito dell'Agenzia del Demanio, c'è l'elenco dei beni trasferibili, metti il tuo comune e vedi tutti i beni che arrivano. Per esempio a Cortina le Tofane e Monte Cristallo passano in proprietà al comune di Cortina. Uno dice: cazzo, allora se lo vede, no, rimane demaniale, perché aveva scritto il comune di Cortina dicendo che aveva sentito che c'erano dei fondi russi interessati a comprarsi il Monte Cristallo. No, quello rimane demaniale, però tu magari le concessioni
le concessioni, le piste di sci, eccetera, è gettito che si tiene al comune. E questo passa, perché c'è scritto, perché le due Tofane, una in Trentino è già di Trento, è già stata passata al comune di Trento, l'altra invece, quella in Veneto, è rimasta dello Stato. È giusto che anche quella passi al comune, no? Uno va sul sito federale del Magnale, vedi l'elenco dei beni trasferibili e vedi l'elenco dei beni non trasferibili, sui quali potrebbe nascere la possibilità di un ricorso, perché l'abbiamo scritta così, se non c'è una ragione giustificatrice adeguata al mancato trasferimento. Ecco, questa è la novità del federalismo fiscale. Partivamo da una situazione in cui tu non avevi neanche gli inventari dei beni. Capite com'è cambiata la cosa? Io mi fermo qui. Grazie.